un atleta che può anche allenarsi in palestra e che magari è anche un po' più allenato rispetto ad un atleta beginner può passare all'allenamento intermediate del Fit Row Training Model. Il lavoro con il vogatore è fondamentale per lavorare su tutti i muscoli della schiena, su tutta la catena posteriore. In particolar modo lavoriamo tantissimo con l'articolazione dell'anca, con l'articolazione della caviglia che deve essere molto mobile. Ma soprattutto, oltre alla mobilità, andiamo a lavorare anche molto con la stabilità. Infatti, durante la vogata sono impegnati tutti i muscoli stabilizzatori della colonna e i muscoli che mi stabilizzano le articolazioni che lavorano. Il kettlebell swing va eseguito tenendo presente alcuni punti di performance. L'appoggio dei piedi deve essere stabile, devo ricercare l'appoggio al centro del piede. Le ginocchia seguono la punta del piede ed è importante l'hip hinge che vado a ricreare con la flesso estensione dell'anca. La colonna rimane sempre in neutro, compreso la zona cervicale. Il kettlebell sale per la forte estensione dell'anca, quindi il gluteo lavora tantissimo e anche per la forte estensione del ginocchio, quindi devo avere anche contratto molto il quadricipite. Di nuovo ripeteremo la vogata, sempre più metri possibili nel minuto. Il plank è un esercizio a corpo libero che prevede la stabilizzazione del core. È importante durante l'esecuzione di questo esercizio mantenere in neutro la colonna, quindi devono rimanere in linea l'occipite, il centro delle scapole e il sacro. Metri row ancora! Dopo il plank, sempre per un minuto, cercare di fare più metri possibili. I thruster con i dumbbell sono un esercizio funzionale che coinvolge tutti i muscoli del corpo. La parte inferiore, quindi le gambe, la midline, quindi tutti i muscoli stabilizzatori del core, e la parte superiore, quindi le braccia. Intermediate, come il beginner, presenta tre livelli di difficoltà. Nel primo livello abbiamo 1 minuto e 30 di recupero, nel secondo livello 1 minuto, nel terzo livello 30 secondi di recupero. Gli esercizi vanno svolti all'interno del minuto in maniera dinamica per più ripetizioni possibili, a parte il plank dove devo cercare di mantenere la posizione per un minuto. Il circuito intermediate si connette in maniera estremamente forte con il mondo del canottaggio. Esercizi anca dipendenti, esercizi che sviluppano molto il core. Assolutamente necessario per il canottaggio fatto in barca e sul vogatore.